La fase dell'articolo 21 per un'ora è iscritta la consigliera Bedori, prego. Grazie Presidente. Allora, è arrivata una comunicazione dall'Unione Sindacale di Base a tutti i capigruppo e al sindaco per chiedere un incontro, un ascolto. Quindi parliamo di partecipazione, quindi mi auguro che vengano ascoltate i loro problemi. Praticamente c'è stato un cambio di appalto e le aziende che hanno vinto l'appalto per i servizi di Milano Ristorazione non hanno aggiunto un accordo con l'Unione Sindacale di Base, in quanto non è stato garantito il rispetto delle condizioni economiche e normative in essere, in specifico l'introduzione della sospensione del periodo invernale. E quindi sia la dirigenza di Milano Ristorazione, in un incontro a luglio, aveva garantito la continuità delle norme in vigore, ciò non sta avvenendo. E quindi vado a leggere un loro comunicato. Le addette mensa di Milano Ristorazione sono in agitazione perché il loro sindacato USB Lavoro Privato non ha firmato il recente cambio di appalto. La ragione è che le quattro aziende che lo hanno vinto hanno introdotto la sospensione invernale Natale-Pasqua, che comporta la non possibilità di usufruire di ferie e roll. Hanno introdotto l'orario spezzato e a chi ha il part-time, aumentando a dismisura la produttività. Per questa ragione hanno inviato una lettera al sindaco Sala e a tutti i capigruppo presenti in Consiglio Comunale per chiedere un incontro affinché il Comune, azionista al 99% di Milano Ristorazione, intervenga per sanare la situazione. La lettera non ha avuto riscontro neanche via email. Quindi io mi faccio portavoce di questi lavoratori e chiedo al sindaco e al vice sindaco, visto che è qui presente e ha la delega all'istruzione, di accogliere questi lavoratori e di sentire le loro istanze. Mi sembra dovuto. Poi, visto che ho ancora qualche minuto, abbiamo letto che c'è una proposta di fusione tra ATM, Trenitalia di Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord gestito da Regione, si ha l'idea di fare una holding formata dal Comune, Regione e Ferrovie dello Stato appunto. Allora, Trenitalia e Ferrovie Nord sono già soci al 50% su Trenord, che gestisce il trasporto regionale. Io mi auguro, come tutto il mio gruppo, il Movimento 5 Stelle, che si attui subito, in caso questa notizia fosse fondata, un dibattito in aula su questa questione. Non vorremmo trovarci, come per gli scali ferroviari, su accordi preliminari scelti solamente dalla Giunta e dagli organi presidenziali della Regione, su accordi che non tengono conto della volontà dell'Aula. Quindi io mi auguro che, nel caso ci fosse veramente questa disposizione, tra l'altro i dividendi dell'ATM sono nettamente superiori, i margini di produttività sono nettamente superiori, quindi si parla di 156 milioni contro i 57 di Trenord e di patrimonio di 900 milioni di ATM e 85 di Trenord. Quindi ci auguriamo che questa discussione venga portata in aula. Grazie. Grazie consigliera. La parola alla consigliera Sardone.